Ragazzi, mi raccomando, 7000 mi piace, passate in descrizione, scaricate OneFootball, shop delle maglie a prezzi scontatissimi, sempre in descrizione. Se il coupon non funziona, aspettate qualche giorno che appunto stanno aggiornando un po' di cose. E detto ciò, andiamo dentro con l'episodio! Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo qui con un nuovo episodio della nostra carriera allenatore. Mi raccomando, come sempre ragazzi, attivate le sveglie tutti i giorni 14:05, carriera allenatore, ovviamente se c'è il massimo supporto da parte vostra. Quindi mi raccomando, 7000 mi piace, domani nuovo episodio. Nello scorso episodio abbiamo chiuso il calciomercato, abbiamo preso Timo Werner, Pogba, De Ligt e Milinkovic-Savic per migliorare la nostra squadra. Adesso puntiamo a far bene sia in campionato che la Champions League fino alla prossima finestra di mercato. Chiaramente, prossima partita dobbiamo giocarla contro il Parma, quindi incominciamo subito ad andare a vedere insomma la prossima partita. Prima volta che giochiamo con questa divisa qui, vorrei fare un cambio ragazzi. Allora, visto che abbiamo preso Timo Werner, direi che è il momento di farlo debuttare. Qualcuno di voi mi aveva detto che mi ero dimenticato di mettere in panchina De Ligt, eccolo qui. Infatti togliamo per ora un Bentancur, però come vedete abbiamo comunque tanti giovani e pochi posti, quindi dobbiamo cercare un attimo di trovare un attimo un equilibrio. Ronaldo a 93 di valutazione, perché mi diceva che non sarebbe mai calato e ha già 93 quando il campionato è appena iniziato. Comunque, Parma, Juventus, da una parte Gervinho, dall'altra Giorgione, Chiellini, e andiamo dentro con la partita. Subito qui riscaldamento, vediamo se indovinate il giocatore in questione, fatemelo sapere qui sotto con un commento ragazzi. Numero 7 del Parma, dall'altra parte Douglas Costa che si scalda. Là in lontananza c'era Paulo Dybala ragazzi, ma ormai ci siamo. Parma Juventus sta per incominciare, siamo al Tardini qui appunto a Parma per giocarci questa terza giornata di campionato. Tutto pronto, siamo pronti. Ronaldo che gioca nella sua posizione preferita, ovvero esterno di sinistra alla sinistra. Vediamo un po' se farà meglio delle altre volte. Attenzione Dybala, prova a saltare un uomo così. Dybala, c'è Ronaldo sulla fascia, eccolo lì Cristiano. Va con Ronaldo, guardate Ronaldo. Ronaldo per Timo Werner, che al debutto. No, non è entrata, ma dai, di pochissimo. Pensavo entrasse questa palla che andava ai due all'ora, ma alla fine non è entrata. Mannaggia lei. Sempre palla tra i piedi, attenzione il tiro a giro di Cristiano. Madonna, ci arriva Sepe. Attacco di Pogba. Timo Werner, attenzione, ci prova col destro. Che gol di Timo Werner. Mamma mia, la prima presenza per lui, la prima rete, numero 9 di questa squadra, Timo Werner. Ovviamente ragazzi fatemi sapere qui sotto con un commento i numeri di maglia appunto dei nuovi giocatori che abbiamo acquistato. Mamma mia che gol, si è girato, guardate lì, stacco di Pogba, che serve Dybala, che serve Timo Werner, si gira, tira là dove il portiere non può arrivare. 1-0, Timo Werner mette la firma così alla prima rete di questa partita, è la prima sua rete in Serie A. Timo Werner, attenzione, recupera bene questa palla, vediamo se prova col destro a incrociare. Madonna mia, vola Sepe stavolta. Fine primo tempo, per ora stiamo giocando bene, stiamo schiacciando bene il Parma che non ha avuto praticamente occasione. Riprendiamo la partita, dopo questa gara ci sarà la pausa delle nazionali. Poi ragazzi, vediamo se c'è la National League, non ci ho guardato in realtà se c'è questa competizione. Sul secondo palo, chi c'è? C'è Ronaldo sul secondo palo che non schiaccia bene. Timo Werner recupera nello spazio, c'è Paolo Bernardeschi. Bernardeschi, attenzione, Bernardeschi col piattone messo lì. Federico Bernardeschi che entra dalla panchina e sull'assist di Timo Werner, eccolo lì. Gran uomo, gran giocatore Timo Werner, che dopo la rete ragazzi ha messo dentro anche un assist, si è portato a casa, guardate lì, recupera la palla, assist per Bernardeschi che vabbè davanti al portiere dal limite dell'area piazza il piattone destro là basso dove non può arrivare. 2-0 contro questo Parma, finisce qui la partita ragazzi, 2-0 contro il Parma, gran vittoria. Vi dirò, Ronaldo a sinistra, Timo Werner là davanti, mi piace veramente veramente tanto. 13 tiri, 10 in porta, uno solo e 0 in porta per il Parma, quindi direi partita praticamente a senso unico. Prossima partita contro il Sassuolo, andiamo a giocare anche questa qui, però prima guardiamo un attimo il calendario, perché non vorrei che iniziasse la Champions League. Infatti abbiamo il Victoria Plzen, poi abbiamo, vediamo un po', il Tottenham e il CSKA di Mosca, quindi stiamo attenti, direi di fare un po' di turnover qui con il Sassuolo e giocare con la formazione super titolare contro il Victoria Plzen. Quindi andiamo a giocare contro il Sassuolo, giochiamo in casa, perfetto, andiamo a sistemare la formazione così diamo spazio anche a chi gioca un pochino di meno, tipo Timo Werner, mettiamo a destra Quadrado, a sinistra Bernardeschi,
centrale, potremmo far giocare, potremmo provare a far giocare il buon, fatemi vedere, Bentancur se può giocare anche un po' più avanti, centrocampista centrale, a livello di statistiche le ha più o meno come controllo palle, insomma come giocatore che imposta, come finalizzatore chiaramente un pochino di meno, posizione d'attacco 60%, in realtà non è che sia così proprio ottimo, insomma, da far giocare il davanti. Piuttosto facciamo avanzare Pogba, centrocampista offensivo, e mettiamo dentro Bentancur, Emre Can qui a centrocampo. La difesa la conosciamo, ma comunque possiamo fare turnover anche qui con De Ligt e Rugani, e al posto di Szczęsny mettiamo il buon Perin. Così intanto facciamo giocare un po' tutti quanti. C'è anche Keane qui pronto ad entrare, anzi mettiamo Keane, così Werner e Ronaldo li mettiamo insieme di nuovo in coppa. Direi che così è perfetto. Sassuolo, Juventus, però giochiamo Torino, quindi Juventus Sassuolo. Eccoci qui ragazzi, ci siamo. Vediamo un po' come andrà la partita con Sassuolo. Abbiamo fatto tanto turnover, eh. Giochiamo in casa, per entra i pali. Tanti debutti oggi, perché comunque abbiamo veramente stravolto la squadra. Vediamo un po' se faranno bene. Insomma, un'occasione comunque va sempre data a tutti quanti. Mamma mia, De Sciglio, non passa da nessuna parte, non si passa. Occhio alla palla lì, bravi. Anche Paul deve tornare, però recuperiamo la palla forse. La palla lì, bravissimo qui Perin. Che parata, ha salvato sicuramente il risultato. Calcio d'angolo per il Sassuolo. Vediamo se riusciamo a recuperare questa palla e uscire un pochino da questo Sassuolo che ci sta schiacciando abbastanza in realtà. L'hanno recuperato, Keane. Si gira bene. Vai Keane. Mamma mia, attenzione, Keane. Contro tutti. Attenzione. La prima skill. Keane ci prova col tiro a giro, rimane nella palla. Attenzione, bravo Keane. Però hai già fatto quello che devi fare. Bentancur carica al destro, la traversa, mamma mia. Quadrado, vai Quadrado, che non ti ferma nessuno. Quadrado, attenzione, c'è Pogba in mezzo. Pogba con il mancino la mette dentro. Paul Pogba dietro le punte, funziona benissimo. Grande Paul Pogba. E mamma mia, sta esultanza, che spettacolo, non l'avevo ancora vista. Juan Quadrado che la mette dentro per Paul Pogba. Guardate qui, bellissimi tifosi che hanno tutti i volti diversi, non è come tutti gli anni che sono sempre tutti uguali. Qui raso terra forte, Pogba stoppa e con il mancino, pam, là dove consigli non può arrivare Paul Pogba, prima rete per lui credo in campionato, comunque 1-0. Finisce qui il primo tempo ragazzi, gran primo tempo della nostra Juventus, dati partita siamo... beh, ce la stiamo giocando anche se comunque il Sassuolo ne ha, ve lo dico, quindi stiamo attenti e stiamo concentrati. Chi c'ha di là? C'è Berna, con il destro giro, palla fuori, ma porca miseria. Che gol brutto che ho preso, chi è Boateng che ha staccato lì il 27, eh sì. Stacco di testa imperioso di Boateng, qui guardate lì, lancio cross subito di prima, dietro i difensori, dietro De Ligt, dietro Rugani, non ci arriva Perin, facciamo qualche cambio. Perché è il momento qua di andare a recuperare la partita. Quindi mettiamo sui cavalli buoni ragazzi. Quindi dentro i nostri tre migliori giocatori. La recuperiamo. Dall'altra parte Quadrado. C'è sul secondo palo Cristiano Ronaldo, lo stacco di testa. Lo sapevo. La recuperiamo. Ronaldo che la recupera così. Mamma mia. 2-1, 78esimo. Ronaldo, Werner, abbiamo due mostri là in area, uno di due l'avrebbe presa e l'avrebbe messa dentro. Stavolta è toccato a Cristiano Ronaldo, vediamo se la volta dopo appunto toccherà al buon Timo Werner. Però intanto 2-1 per noi. Sempre Quadrado, salta l'uomo così, la mette dentro, c'è il portier, consigli, esce bene, Dybala ci aveva provato. Ormai la partita è finita, 92esimo, vediamo se l'arbitro fischierà la fine, fischio che arriva proprio adesso, 2-1 contro il Sassuolo, con la squadra comunque con la quale avevamo fatto turnover, Sassuolo che ha giocato discretamente bene, noi con un gol in più siamo riusciti a portarcela a casa, l'importante sono proprio quei tre punti e adesso tocca alla UEFA Champions League. Sta passando adesso ragazzi la grafica tutta della Champions League che non vi posso mettere nel video per problemi di copyright, se no appunto la UEFA mi segnalerebbe il video e sarebbe bloccato in tutto il mondo. Comunque c'è tutta la grafica stile Champions League, proprio bella, tipo quella che avete all'inizio del gioco. Ok, siamo qui ragazzi, Champions League, questo dovreste vederlo tranquillamente. Fatta veramente bene la grafica della Champions League. Comunque adesso prima partita di Champions, Alessandro che ci ringrazia, andiamo a vedere un attimo l'ufficio, possibili incarichi istituzionali non ci interessano, grazie mister, prego Alessandro, sei un cazzo di fenomeno. Quindi partita contro il Victoria Plzen, giochiamo proprio lì in casa loro, formazione che c'è, Quadrado è stanco, Bernardeschi pure, però
abbiamo detto che proviamo questo tipo di formazione qui, e infatti giocheremo proprio con questa formazione qui, con Ronaldo a sinistra, Timo Werner davanti con Dybala e Douglas Costa lì a supportarli. Giochiamo la partita, ho sbagliato tasto, giochiamo la partita ragazzi, giochiamo fuori casa, prima partita di UEFA Champions League. Eccoci qua ragazzi, ovviamente riscaldamento anche prima della Champions League. Se sapete dirmi chi è questo giocatore qui, ovviamente ditemelo qui sotto in un commento. Eccoci qui, Douglas Costa, Dybala là dietro come sempre, principali protagonisti, bellissimo con le grafiche ufficiali. Comunque ragazzi, non c'è niente da dire, veramente pazzesco, veramente fantastico. Non ho le cuffie, non so se si sta sentendo la musichetta della Champions, ma nel caso non posso comunque mettervela nel video per problemi sempre di copyright. Eccoci qua ragazzi, balla palla della Champions, questa me la devo comprare, non ce l'ho ancora. Ci siamo ragazzi, Champions League, Timo Werner, Ronaldo, Paolo Dybala, non voglio chiaramente farvi perdere altro tempo, andiamo dentro subito con la partita di oggi. Qui per Timo Werner, di nuovo Douglas Costa che è partito, attenzione Douglas Costa, potrebbe metterla in mezzo con il suo mancino, vediamo un po' se c'è Dybala dall'altra parte che stacca benissimo all'incrocio. Paolo Dybala, colpo di testa che va lì, primo gol in Champions League per lui di quest'anno, chiaramente, perché è la prima partita che andiamo a giocare. Bellissimo qui Douglas Costa che la mette dentro e stacca lui, Paolo Dybala, tra tutti quelli che c'erano in area, poi il più basso c'era Ronaldo, Timo Werner, arrivava Pogba e invece no, stacca Paolo, stacca la Joya che la mette là, mamma mia, ricordo un gol di Messi in Champions League, forse una finale, proprio con uno stacco del genere. Che show ragazzi, 1-0 e andiamo avanti con la partita. Attenzione qui, la palla è buonissima, vediamo lo stacco di Pogba, il difensore che ci mette la testa, di nuovo calcio d'angolo, ci stanno qui allora i cross, riproviamo, sempre Pogba, sempre lo stacco e la palla stavolta in rete, l'avevo visto bene, Paul Pogba che chiede un po' di rumore ragazzi, lasciate un bel mi piace proprio per lui. Madonna, Pogba è troppo forte fisicamente, velocità, tiro, prestazioni, cioè possenza fisica, qui anticipa tutti, portiere ovviamente compreso, palla in rete 2-0 dopo 26 minuti. C'è Douglas Costa davanti a lui e viene servito Douglas Costa, subito così, di nuovo contro il portiere, attenzione col piattone, madonna stavolta ci arriva il portiere, forse dovevo andare più avanti, dovevo tirare di potenza, non saprei. Comunque cerchiamo sempre Paul, eccolo qui, sempre lui, sempre lo stacco di nuovo, 3-0, doppietta di Paul Pogba che stavolta gliela dabba giustamente, e Ronaldo dabba insieme a Pogba, non ho mai visto Ronaldo così che facesse esultanze particolari, possiamo chiaramente vederle solamente in FIFA, chi lo sa, magari lo vedremo anche nella realtà. Qui di nuovo stacca Pogba che anticipa tutti, là l'8 chi è della Juve, si era incartocciato là per fare una rovesciata qualcosa, no il 9, Werner aveva fatto la rovesciata. Comunque stacca prima Pogba di tutti quanti, palla in rete, e appunto 3-0 dopo neanche mezz'ora. Ronaldo, Werner, buono lo scambio, vai CR7, oh questo è rigore però, steccato dentro l'area, infatti Reznik va su Ronaldo che viene poi ammonito, e qui al 45esimo, nei minuti di recupero anzi, sarà calcio di rigore con il tutorial addirittura. Vediamo un po' ragazzi, noi la tiriamo raso terra là dove forse il portiere non può arrivare, ci arriva il portiere, la mettiamo dentro, madonna mia, ho sbagliato il rigore, non ci voglio credere, ho sbagliato il rigore, anzi Ronaldo ha sbagliato il rigore, no io ho sbagliato il rigore effettivamente, lo comando io, finisce il primo tempo, 3-0 con un rigore sbagliato, forse la prossima volta è meglio darci di potenza, una bella sassata. Comunque niente da dire ragazzi, il risultato parla da sé, parla da solo, secondo tempo. Attenzione lì, che rete ci stava, lì se andavo troppo sull'uomo secondo me in aria gli facevo fallo, 3-1 su questo calcio d'angolo, sugli sviluppi più che altro del calcio d'angolo, guardate lì, se andavo su quest'uomo qui, esatto, con Douglas Costa, secondo me lo buttavo giù ed era calcio di rigore, quindi non dico che sarebbe stato uguale, però comunque vabbè dai, 3-1, rimaniamo comunque concentrati. La palla di là per Ronaldo, a tagliare tutto, attenzione qui nello spazio, la Joya col mancino lì, no, sembrava dentro ve lo giuro, mamma mia, Dybala qui che si dispera anche lui, sembrava veramente messa lì dove doveva andare, un tiro a giro spettacolare, a fil di palo invece. Finisce qui la partita ragazzi, 3-1, prima partita in Champions League che ci portiamo a casa, quindi benissimo così, meritata direi comunque la vittoria. Prossimo episodio che ripartirà dal Frosinone, ma oltre al Frosinone vediamo un po' chi ci sarà ad incontrarci, Bologna e Napoli ragazzi, attenzione,
ci sarà Napoli nella settimana di Juventus-Napoli, oltretutto, che ci sarà nella realtà, quindi mi raccomando, superiamo i 7000 mi piace, domani 14.05 appunto avremo questo super episodio contro il Napoli. Come sempre vi ricordo ragazzi di passare in descrizione, scaricate OneFootball, shop delle magliette appunto a prezzi scontatissimi, se non funziona il codice coupon aspettate ad acquistarle perché sto appunto risolvendo, grazie alla visione, grazie di tutto e come sempre ci vediamo al prossimo video.